Come state? Io sono felicissima, non vedevo l'ora di fare questo video perché volevo mostrarvi i miei acquisti per quanto riguarda questi saldi estivi 2017. Quindi questo sarà un video haul, il mio primo video haul e sono strafelice. Bando alle ciance perché non siamo qui a fare la ceretta ai caimani, quindi partiamo con Kiko. Sono andata da Kiko l'altro giorno con la mia amica Manu, ciao Manu, e ho acquistato degli ombretti che erano ovviamente in saldo. Ho comprato degli ombretti che erano quelli che mi servivano maggiormente perché ne consumo tantissimi e ho acquistato tre ombretti, due ombretti della linea Smart, che sono questi. Qui ve li farò vedere aperti e poi ne ho acquistato uno eye pigment, che sono quelli che vanno anche nella palettina componibile. Questo qui. Allora, ho speso in tutto, ho speso 7,65 perché gli ombretti Smart da 2,50 stavano 1,75 e l'ombretto eye pigment, se non mi sbaglio, costava tipo 7 euro e lo stavano dando a 4,15 euro. Adesso vi mostro i colori. Partiamo da questo che è il numero 17, è un colore matte. Ce l'ho fatta a prendere un colore matte, il primo colore matte che acquisto. Ce l'ho fatta, raga. Allora, questo è il numero 17, è un rosa matte che mi serve per fare la base, mi serve da ombretto a base per fare gli smoky o comunque un trucco leggero. E questo rosa delicatissimo che una volta steso sulla palpebra, penso, avendolo provato sulla mano e testato sulla mano, non è molto carico. Poi ho acquistato sempre della linea Smart, il numero 01, che non è un matte ma è un satinato, è un bianco satinato, è un bianco satinato questo qui. Questo lo utilizzerò come illuminante per fare i punti luce e anche può essere utilizzato come base se vuoi fare un trucco un po' più appariscente, scintillante, perché ripeto, questo è satinato e lascia dei microglitterini, ma micro micro micro, sul viola fucsia, molto carino. Anche questo, andiamo avanti. È stupendo, la prima volta che acquisto questo ombretto, l'ombretto di questa linea. Si apre tramite un meccanismo con una calamita, quindi praticamente, guardate, è stupendo, si apre e poi c'è una calamita all'interno che fa sì che la chiusura automatica. Allora, questo è il colore, è sempre un satinato, lo utilizzerò per fare lo smoky, diciamo la parte più scura dello smoky, ed è un marroncino satinato con una punta, ma davvero una punta di color prugna melanzana, quindi è un colore caldo adatto soprattutto anche a un make up autunnale o comunque invernale. Per quanto riguarda il make-up abbiamo finito, quindi io passerei all'abbigliamento. Da dove cominciamo? Da The Zenis. The Zenis, sempre durante la giornata di shopping del 1º luglio, cioè il primo giorno di saldi con la mia amica Manu, siamo andate da The Zenis. Io sinceramente ero entrata con l'intento di non acquistare nulla. Avevo visto delle magliettine messe lì a tipo 5 euro, ne ho provate tantissime, non me ne è piaciuta una addosso. Poi stavo per andare via e mi è caduto l'occhio su un toppino abbandonato lì, che non avevo visto da nessuna parte perché mi ero spulciata tutti i punti dove c'erano le magliettine a 5 euro. Ho visto questo toppino, ho detto: speriamo che mi vada perché mi sono innamorata. Praticamente il toppino in questione è questo qui.
Ragazzi, stupendo, perché se non l'avete capito, io sono sciabbi, oltre ad essere amante dello sciabbi per quanto riguarda l'arredamento della casa, io sono amante dello sciabbi anche per quanto riguarda il vestire. Quindi vesto anche sciabbi, ragazzi, sono una maniaca, lo so, non ci posso fare niente. Quindi questo toppino stupendo a fantasia floreale su sfondo nero con i bordi in pizzo sulla scollatura e sul bordo inferiore. Ha attirato subito la mia attenzione. Anche comunque la combinazione di colori è bellissima perché c'è uno sfondo nero e poi queste rose stilizzate nelle varie tonalità del rosa e del fucsia. Non potevo non provarla. Praticamente questo faceva parte, senza saldo, dell'offerta 2 per 15,90, perché prima dei saldi c'era questa offerta, compravi due magliettine a 15,90 euro. Invece l'ho pagata, ebbene sì, 4,95 euro. Ragazze, affarone. Poi ragazze, Pull & Bear, negozio molto molto carino. Ci sono passata davanti perché andavo di fretta e ho notato un abitino. All'inizio mi ha attirato, diciamo, il colore, perché guardando meglio il modello ho detto: caspita, che carino! E parliamo di questo tubino morbido. È un tubino, ragazze, è un tubino morbido in cotone laminato, con laminato color argento, con queste spalline arricciate. Raga, ma che carino! Sono entrata e ho detto: bah. Ho guardato il prezzo, col 33,35% di sconto, da 14,99 euro. Lo provo, anche se il colore è molto acceso. Io non, solitamente queste tinte unite molto accese non le utilizzo, però anche per cambiare, comunque estate si può usare un po' con il colore. Ho detto sì, dai, lo provo. Ragazze, quando sono andata in camerino, poi ovviamente io vi farò vedere indossato tutto alla fine del video, indosserò tutto e vi farò vedere tutto alla fine. Mi è piaciuto tantissimo perché era semplice ma sfizioso allo stesso tempo, davvero carino. E poi comunque la differenza, il particolare, il dettaglio che risalta sono queste spalline arricciate, che sono davvero carinissime, cioè va molto Barbie. Poi altro giorno sono entrata da Guess, perché da Guess io non passo, io ci entro a prescindere. E quindi busta carinissima, la nostra amica Marilyn. Ho acquistato una maglietta a maniche corte, che è questa qui, con questo rosa chiaro chiaro chiaro. Sempre le rose stilizzate, perché comunque, ragazzi, non ce la posso fare, non riesco proprio a non comprare cose, abbigliamento sciabbi, non riesco. Ho comprato questa magliettina bellissima, raga, con questi strass stupendi. Oh, bella bella bella, c'era in tre colori, bianca, nera e con questo rosa, e l'ho pagata 17,50, perché originariamente il suo prezzo era di 39 euro, 39 euro, poi 25 e poi 17,50. Affarone, perché comunque fatta benissimo, stupenda. Poi ultimo pezzo forte, Enrico Coveri Outlet, quindi i saldi sui prezzi outlet. Vi spiego la storia di questo vestito. Da Coveri, l'ultimo negozio, perché poi siamo andati via dopo essere stati tutto il pomeriggio lì io e mio marito. Abbiamo passato una giornata stupenda, mamma mia come siamo stati bene. E shopping, cioè io e mio marito quando andiamo a fare shopping sembriamo due gommari. No, vabbè ragazze, fare shopping con mio marito è meraviglioso, davvero. Perché mio marito quando va a fare shopping è peggio di me, gli ho detto tutto. Allora, questo vestito, guardate, vi faccio vedere prima il cartellino. Vabbè, lo scontrino sta dentro. Però voglio farvi vedere il cartellino. Allora, prezzo originario in negozio, non outlet, in negozio del vestito
152 euro, prezzo outlet 89 euro, sconto sul prezzo outlet 40%, quindi pagato 53 euro. Allora ragazze, è stupendo. Io sono entrata perché avevo visto un vestito in vetrina che mi era piaciuto tantissimo, veniva 35, era in jersey lungo con le spalline normali e la fantasia era ovviamente stile più o meno sciabosa, era la fantasia floral stripes, non so se la conoscete, praticamente sono quelle fantasie a righe bianca o colorata, quindi o bianca e nera o bianca e marroncina o bianca e blu, a righe verticali e poi praticamente dei fiori ogni tanto sopra stampati, colorati in contrasto con la fantasia rigata. Quindi avevo visto questo abito stupendo e sono entrata. Era finita la mia taglia. Finita la mia taglia, crisi. Però vado a vedere in vetrina e il vestito sul manichino era della mia taglia, cioè la S. Ho detto alla commessa: ti dispiace se me lo prendi perché vorrei provarlo. È rimasta solo la XL e la XXL. La commessa mi fa: guarda, ce l'ho di un altro, ho lo stesso modello, però di un altro colore in quella taglia. Quindi magari provatelo, provati quello, perché se non ti piace, è inutile che smonto la vetrina per un vestito che magari poi non ti va bene o non ti piace addosso. Ho detto: va bene, ok. È andata a prendermelo dal magazzino e me lo sono provato. Mi piaceva, era un bel vestito. Però c'era qualcosa che non mi convinceva, perché praticamente aveva una drappeggiatura qui sotto il seno e poi andava dritto, quindi sembravo tipo incinta e non mi piaceva perché comunque non mi sentivo, era comodissimo, però non, addosso non mi convinceva. Mi fa la commessa: guarda, non so se hai visto quell'abito a righe là in fondo, che è sempre a fianco a quello. Io ho guardato da lontano, me l'ha indicato, ho detto: oddio, no, ti prego, no, 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 ho detto: non mi piace proprio, ascoltami, provatelo. Sì, dai, vabbè, proviamolo. Lo indosso, bellissimo. Ho detto: guarda, mi devo ricredere, perché io solitamente sono molto categorica, se dico no è no, che di solito dico no, 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 cioè non lo provo, vado dritta a quello che mi piace, non mi piace, non mi va bene, esco dal negozio, sono così. Questo abito lungo ve lo farò vedere indossato sempre alla fine del video. La parte di sopra è così, ci sono queste due spalline che vanno qui e poi ha la doppia spallina che scende qui, vedete? Poi ha lo scollo, scollatura a V, poi continua così e alla fine, verso la fine, ha quest'orlo qui e poi inizia un po' di arricciatura. Ragazze, è bellissimo. E dietro ha sempre la scollatura che riprende quella davanti, quindi le scollature avanti e dietro sono uguali. Questo è stato il mio shopping in questi giorni di saldi. Nello scorso video io vi ho anticipato che avrei parlato del rasoio elettrico che avevo ordinato su Amazon e, avendolo provato, posso dirvi quello che ne penso. Allora, sinceramente, avendo letto tante recensioni positive, mi aspettavo un prodotto valido e efficace soprattutto, perché volevo eliminare il rasoio manuale, perché comunque mi irrita la pelle, anche se io non faccio cerette, non tiro i peli, io li taglio, quindi uso sempre il rasoio. E quindi avevo bisogno di un rasoio elettrico per eliminare quello manuale. Il rasoio in questione è questo, il Philips Prestige, che stavano dando su Amazon a metà prezzo, da 60 euro ho pagato 30, spedizione inclusa. Quindi ne ho approfittato, ho detto: dopo aver guardato vari modelli, aver confrontato i prezzi anche su altri siti, eccetera, eccetera, sono arrivata alla conclusione che questo potesse essere il migliore per me. Il rasoio mi è arrivato dopo 3 giorni dall'ordine, è arrivato, l'ho messo sotto carica, mi è arrivato con degli accessori, il sacchettino per metterlo dentro, il cappuccio di protezione, la spazzolina per pulirlo.
è un supporto per metterlo a muro. Allora, il rasoio è questo, vedete? Ecco, lo faccio vedere sulla mano per capire la dimensione, è grande quanto una mano aperta, ha queste due, il rasoio si muove, la testina mobile, ha le lame mobili che si adattano praticamente alla superficie del corpo dove lo si appoggia, ha il pulsante d'accensione, vedete, acceso, rumoroso. Quando l'ho utilizzato, allora questo può essere utilizzato, è cordless, quindi è ricaricabile, può essere utilizzato sia sotto la doccia che normalmente. Io l'ho utilizzato solo normalmente, gli taglia i peli, però non è efficace quanto il rasoio manuale, non mi ha soddisfatto più di tanto. Non lo rimanderò indietro perché comunque mi potrà servire, mi trovo a dormire spesso fuori casa, quindi lo porterò con me per comodità. Se dovessi riacquistarlo, chiaro, non lo farei, quindi non ve lo consiglio. Allora ragazze, il video è terminato, io adesso vi farò vedere i vestiti indossati, quindi vi lascio all'ultima parte del video. Non vi chiedo e non vi stresso con mettete un pollice in su se vi piace il video, iscrivetevi al canale, perché no, io non lo faccio, non lo voglio fare più, l'ho fatto all'inizio perché comunque un invito all'azione ci vuole essendo una nuova youtuber, però non mi piace avere questo tipo di atteggiamento, perché è come se vi stessi pregando di iscrivervi, deve essere una cosa che voi fate per piacere di seguirmi, e quindi non vi inviterò a iscrivervi al mio canale, lo farete di vostra spontanea volontà se vi piaceranno i miei video. Quindi io vi saluto e vi ringrazio. Ciao ragazze e alla prossima!